a già cantare, perché sono state zitte, ma un momento è una sfuga. Sono volgare e so che nella vita suonerò, per chi te ne conosce non ne può, non ne può. A me mi piace il zucchero che scendi dal caffè, e con una presa d'anese, ma chi è meglio di me? Tentate insieme e faccio tutto quello che mi fa, perché sono blues e non voglio ingannare. A voce resto male e a pazienza è su buttare, a cielo che cammina in mezzo a vive straita. Mi vengo a pensare a te, perché sono nato in casa e sono mio. Senza se fermare, che tu se posa rava per chi sa mi gatta. Ma in tu faccio più, per non ti fa brugnare, e dalla faccio senza te fermare, senza te fermare. A me mi piace il blues e tutti i giorni ci ha cantato, perché mi brucio il bronzo e la madera ci ha asciugato. Sono un cane e so che nella vita suonerò, blues a segnerie. In via Martinez di Cabrera 5, a Nocera Inferiore. Godò è il nuovo punto di riferimento nella tua città. Godò è ogni giorno un menù lancio a scelta. È la possibilità di leggere un libro, di giocare a scacchi, a burraco, altri giochi di società con degustazione di buffet dolce o salato. E vini italiani e stranieri, drink e specialità etniche, sidro, vin brulé e assenzio. È l'esperienza di poter assaporare infusi, tisane, distillati, serviti sempre con stuzzicherie dolci e salate. È musica live che si mescola alle serate musicali techno, rock e DJ set. Caffè, food e drink Godò, caffetteria, lounge bar, wine bar e birreria, paninoteca, piadineria, braceria e bruschetteria. Godò, tutto questo e molto altro. Concediti Godò, via Martinez di Cabrera 5, Nocera Inferiore. Cosa ti aspetti, Giovanni, da questa Serie B? Niente, mi aspetto quello che mi sono aspettato fino ad adesso dai campionati che mi hanno visto protagonista, cioè di offrire al meglio un servizio che poi è quello che ho fatto fino ad adesso, quindi di continuare a fare bene, di cercare di sbagliare il meno possibile. Certamente in Serie B l'eco mediatico è diverso perché il campionato di Serie B ha una cassa di risonanza diversa, anche perché tutte le domeniche vi è la diretta Sky, per cui le pressioni saranno diverse, però bisogna continuare a fare bene, così come è stato fatto nell'ultimo anno di Serie C. Del resto anche nell'ultimo campionato sono stato impegnato più volte in dirette televisive su Rai Sport. Adesso le dirette aumentano e bisogna continuare sulla falsa riga dell'anno scorso. Quando si raggiunge un traguardo così importante ci sono sempre dei ringraziamenti da fare. Giovanni Pentangelo, a chi deve dire grazie? Lo facciamo anche attraverso Enjoy. Dovrei dire grazie a molte persone sicuramente. Certamente ringrazio i colleghi della sezione
i colleghi del polo di allenamento, perché sono stati dei validissimi compagni di viaggio. Ci siamo allenati tutti i giorni nelle condizioni più disparate, ci siamo allenati alla vigilia di Natale, alla vigilia di Pasqua. Per noi è una tradizione ormai allenarci anche in giorni festivi. Quindi il primo grazie lo dico a loro, perché non mi stanco mai di dirlo, sono stati determinanti in questo percorso. Devo ringraziare anche i colleghi medici, odontoiatri che mi hanno supportato, hanno coperto un po' le mie assenze nel consiglio direttivo, non hanno fatto mai mancare il loro supporto alla mia causa, anzi addirittura tifavano per me, mi seguivano dai giornali e quindi mi hanno dato sicuramente supporto anche loro, pur non essendo direttamente coinvolti nel campo, sono stati anche loro determinanti in questa avventura. Grazie va sicuramente a un'altra persona, il presidente di sezione, l'hai citato tu prima, è Salvatore Gubitosa, del quale mi onoro di essere vicepresidente ormai da diversi anni. Una persona che dopo 18 anni, perché sono 18 anni che fa il presidente e io gli faccio da vice da tre, dopo 18 anni ha ancora questo entusiasmo che poi trasmette ai giovani arbitri, è qualcosa che fa bene alla nostra associazione, fa bene agli sportivi, ma in genere a tutti i colleghi della sezione comunque. Noi ti ringraziamo per aver partecipato a Enjoy, naturalmente ti facciamo il nostro più caloroso in bocca al lupo per questa avventura che vai ad affrontare. Chiamo anche i colleghi, i ragazzi che vogliono avvicinarsi a questo splendido sport. Noi facciamo un corso arbitri che partirà a settembre, quindi possono contattare la sezione arbitri oppure mio tramite segnalarmi la loro volontà di partecipare al corso arbitri, poi se saranno idonei all'attività di arbitro di calcio possono intraprendere questa splendida attività che, ripeto, è una maniera diversa per fare sport, poi sempre più ti coinvolge, perché nessun arbitro che è arrivato in A, in B o in C ha mai pensato all'inizio di fare il corso e di arrivare in Serie A o B. Si comincia per la testa, si comincia per altri motivi, per fare sport, poi l'appetito viene mangiando e si scalano le categorie. Quindi coloro i quali sono interessati e hanno compiuto 15 anni d'età possono contattarmi, io sarò ben lieto, oltretutto sono vicepresidente, di fornire loro tutte le indicazioni per avvicinarsi alla nostra associazione. Grazie ancora a Giovanni Pentangelo, noi chiudiamo questa puntata con le splendide moto che vedete alle nostre spalle che ci presenta Vincenzo di Moto Russo. Buonasera e benvenuti alla Moto Russo. Questa settimana vi proponiamo l'ultimo modello di casa Suzuki, la nuova GSX-R1000 K13. Questa moto viene presentata da noi nella sua nuova colorazione 1 Million, una serie limitata di 1985 esemplari che prevede alcune soluzioni tecniche migliori rispetto alla serie di base. La moto in questione ha un motore da 185 cavalli e un peso inferiore a 200 kg, una delle moto migliori al mondo per quanto riguarda sicurezza, comfort e guidabilità. La Yamaha T-Max è disponibile sia in versione base che in versione sport e touring. Inoltre sono previsti dalla Moto Russo numerosi pacchetti di personalizzazione, rizoma e depretto. Inoltre non dimenticatevi, Moto Russo è in via Giuseppe Torre numero 108 a Pagani, Salerno. Il nostro numero di telefono è 081 91 62 50 e la nostra email è info@motorusso.it. Invece il nostro sito è www.motorusso.it.